Quarti di finale dei campionati europei di basket in carrozzina. Italia-Spagna si giocano l'accesso alle semifinali. In diretta streaming da Francoforte sul Meno, sede della Banca Centrale Europea governata dal nostro Mario Draghi, in campo con il cuore. Forza Azzurri! Vai con la sigla. Diretta da Francoforte, buongiorno e ben ritrovati a pochi minuti dalla nazionale femminile. Ecco in campo la nazionale maschile di basket in carrozzina contro la Spagna. Buongiorno a Marco Barbagelata, consigliere federale e rappresentante dei tecnici, nonché presidente della Don Bosco Basket Genova. Ci siamo Marco, siamo pronti. Ciao Riccarda, buongiorno di nuovo a tutti. Ci siamo, mancano 2 minuti all'inizio di questa partita, dentro o fuori. Finalmente siamo arrivati alle fasi che contano veramente di questo europeo. Diciamo che ci siamo scaldati, riscaldati, allenati per queste partite che contano veramente. Oggi c'è solo un risultato, vincere, per cullare il sogno di andarsi a giocare una partita per le medaglie. Allora lasciami un minuto prima di cominciare il tuo commento tecnico. Volevo dire che siamo molto contenti dei numeri raggiunti nei primi 5-6 giorni di partite tra le varie squadre europee. Siamo a più di 13.000 visualizzazioni, quindi volevamo ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo. Ovviamente è impossibile nominare tutti, faccio alcuni nomi però, a partire dall'ufficio stampa del Comitato Paralimpico Italiano, da Pietro Oldani, Alfredo Marson, presidente della Briantea 84 Cantù, che ha 3 giocatori impegnati, Geninazzi, Favretto e Molteni, a tutti i gruppi di basket in carrozzina su Facebook, tra cui basket in carrozzina dell'amico Lorenzo Tomasi, al coach del Santa Lucia di Roma, che Carlo Di Giusto, che ci tiene aggiornati, come mi diceva Marco, anche durante tutte le partite, e anche lui ha 2 giocatori impegnati, a Stupenengo, il nostro capitano Matteo Cavagnini. Quindi è la prima volta che un evento di grande importanza, che non sia una paralimpiade, sia in visione diretta tutti i giorni. Siamo felici di tutto questo, abbiamo avuto ottimi commenti, complimenti sulla qualità del servizio e speriamo di riuscire a dare sempre di più a tutti voi. Continuiamo così e forza ragazzi, forza Azzurri. Sì, forza Azzurri, stanno dando adesso i quintetti iniziali. L'Italia mantiene il solito quintetto in tutte le partite. Vediamo un attimo quello della Spagna, con Jordi Ruiz col numero 6, col 7 Pablo Zarzuela, col numero 9 il gemello Alejandro Zarzuela, col 13 abbiamo Asier Garcia e col numero 15 Lambi. Non abbiamo ancora avuto il tempo di comunque dire le due squadre in campo. La Spagna si presenta con Roberto Mena col 4, Carlos Vera al 5, Jordi Ruiz 6, Pablo Zarzuela 7, Francisco Sanchez 8, Alejandro Zarzuela con 9, Ismael Garcia 10, Francisco José Sanchez 11, Jesús Romero 12, Asier Garcia col 13, David Muriz 14, João Mellambi col 15. L'Italia con i nostri giocatori che ormai conosciamo da tantissimo, ormai in questi giorni qua abbiamo imparato a conoscerli tutti. Abbiamo col numero 4 Fabio Raimondi, col 5 Jacopo Geninazzi, col 6 Cosimo Cagliazzo, 7 Nicola Damiano, 8 Galliano Marchionni, 9 Marco Stupenengo, 10 Damiano Airoldi, 11 Nicola Favretto, 12 Cavagnini, Matteo il nostro capitano, 13 Fabio Bernardi, 14 Ahmed Raurai e 15 Lorenzo Molteni, che ha fatto il suo esordio con la Germania, il suo esordio europeo. Quintetto iniziale quindi italiano come tutti i giorni, con Nicola Damiano, Matteo Cavagnini,
collaudato. Marchionni, Ahmed Araurai e Fabio Bernardis. Col quintetto super collaudato. Pronti, si inizia. Dentro o fuori. Speriamo che l'Italia giochi come nelle ultime partite, anzi non meglio addirittura. Vediamo. Palla 2 messa, che sta per essere lanciata la palla, per la palla 2. C'è qualche problema sulla sistemazione dei giocatori. Palla 2 vinta dall'Italia, Bernardis. Dai, andiamo ragazzi. Prima azione d'attacco per l'Italia. Devo Bernardis. Dire che abbiamo qualche problema anche col web. Sì, sì, oggi purtroppo pazienza. Su questo campo non dipende da noi, dipende purtroppo dal segnale che non è particolarmente forte. Ci siamo dovuti spostare, proviamo a vedere se adesso Marchionni meglio. Subito al tiro, corto, recupera il rimbalzo alla Spagna. Sale il numero 13 spagnolo. Garcia, fallo di Bernardis, rimessa dal fondo italiana. Primo fallo di Fabio Bernardis, rimessa spagnola, 14 secondi per concludere questa azione di gioco. Alla rimessa Lambi, attenzione ai due gemelli spagnoli lunghi, che palla per Garcia di nuovo Lambi sotto canestro, realizza i primi due punti della partita. Subito la Spagna molto aggressiva, fa pressione sui nostri giocatori. Palla a Cavagnini, apertura per Bernardis, dai, 2 contro 1. Palla a Bernardis da solo fino in fondo. Fischiato un fallo in attacco di Marchionni, quindi azione non valida. Torniamo in difesa. Va Pablo Zarzuela, uno dei due gemelli, classe 87, 3 punti, fortissimi due gemelli spagnoli. Palla adesso a Garcia per Ruiz da fuori. Prova a recuperare la palla, la ricopra Nicola Damiano, apertura per Bernardis. Saliamo, vediamo di superare la metà campo. Marchionni, superiamo la metà campo, ci fanno una pressione altissima. Fallo del numero 13 spagnolo, Garcia, primo fallo spagnolo. L'Italia ha 2 falli di squadra, la Spagna 1. Partita veramente molto intensa, si sente che c'è qualcosa in palio. C'è in palio una semifinale di un europeo. Bernardis, vediamo, difesa molto alta comunque della Spagna. Zarzuela, Ale, il numero 9, Alejandro. Marchionni si mette in posizione di tiro, prova di nuovo il tiro, questa volta è peccato sul ferro. Recupera Lambi, porta sulla palla per Garcia subito, fallo di Cavagnini, fallo su Alejandro Zarzuela, fallo di Cavagnini, terzo fallo di squadra. Il fallo è avvenuto prima del tiro spagnolo, della preparazione del tiro, quindi rimessa dal fondo e azione, sempre 2-0, risultato 8-16 da giocare. Palla in mano alla Spagna, 16 secondi per concludere l'azione di gioco. Palla Garcia, prova il tiro, corto. Niente. Bene, fuori. Difesa forte italiana. Adesso vediamo come decidiamo di attaccare, questa volta la Spagna non fa pressione. Torre in difesa, difende molto alta, sopra addirittura la linea dei 3 punti, difesa in linea. Adesso Bernardis scende molto basso per provare a fare un gioco a due con Raurari, con Cavagnini per il gioco a due, non riesce. Marchionni in punta, palla per Cavagnini sul ferro, Raurari recupera. Ahmed bravissimo, 8 per rimbalzo. Marchionni, blocco di Cavagnini, blocco di Raurari che entra, Cavagnini sotto canestro, fallo di Alejandro Zarzuela, secondo fallo spagnolo, rimesso dal fondo italiano. Oggi partita molto tirata, sì. Mi sa. Veramente sarà una partita molto tirata, spero vivamente che in Italia riescano a seguirla, speriamo, perché si preannuncia veramente una grandissima partita. Marchionni, vediamo il tiro da tre, da solo, completamente da solo, va, sì, il tiro da tre, bravo. grandissimo. Allora, con la Germania il tiro da tre non entrava, abbiamo trovato altre soluzioni. Oggi vediamo se riusciamo ad aprire la difesa spagnola con i tiri da fuori. 3-2 Italia, 7-24 da giocare, attenzione,
palla per Garcia, Garcia da fuori, tranquillo il tiro libero, tiro sul ferro, recupera la palla Zarzuela, palla per Ruiz, ricostruiscono l'azione da gioco, palla di nuovo per Zarzuela, Alejandro riapre fuori, palla al numero 6 Ruiz, difesa molto chiusa da quella italiana, 3 secondi fischiati a Garcia, ottima difesa italiana, su due azioni siamo riusciti a difendere molto forte, dobbiamo cercare di non far arrivare la palla ai due gemelli spagnoli che poi da sotto canestro sono veramente micidiali. Marchionni, difendono altissimo, veramente altissimo gli spagnoli, vediamo Marchionni, taglio centrale di Ahmed, Ahmed si posiziona sotto canestro, bravo. Fantastico Matteo, 5-2, 6-39, dai Matteo ha ripreso da dove aveva lasciato con la Germania. Attenzione, palla a Zarzuela, si libera tranquillamente, arriva al centro dell'area, scarica fuori Garcia, Garcia apre in angolo per Lambi, palla sporcata, vediamo, recupera Ruiz, 2 secondi, 1 secondo per il tiro, grandissima Italia in difesa, grandissima, grandissima Italia, stiamo difendendo fortissimo, giustamente il coach spagnolo immediatamente chiama il time out. Partiamo da 6-11 da giocare, 5-2 per l'Italia, palla in mano Italia. Un inizio veramente intensissimo da parte di entrambe le squadre. Vediamo, l'Italia è ben presente in partita, sta difendendo molto forte. In attacco, se riusciamo a trovare oltre che soluzioni da fuori, anche le soluzioni da dentro con Cavagnini o coi tagli di Raurai o Bernardis, sì, veramente possiamo fare male. Dai ragazzi, andiamo avanti così, momento un attimo in cui anche il nostro coach Dionigi Cappelletti ha la possibilità di dare alcuni accorgimenti comunque ai nostri ragazzi, vediamo, in difesa per il momento stanno tenendo bene, vediamo, occhio sempre a Pablo e Alejandro Zarzuela, i due gemelli, 3 punti entrambi. La Spagna non effettua nessun tipo di cambio, gioca sempre con i due gemelli, con Lambi, Garcia e Ruiz, numero 6. Rimessa Italia. Va Nicola Damiano la rimessa, sicuramente sarà su Galliano Marchionni che porterà sulla palla, vediamo se decide di provare, no, fa portare la palla a Nicola Damiano, subito taglio dentro Matteo. Di Matteo, sì, Cavagnini, sì, la palla entra, fantastico, 7-2 a 6 minuti dalla fine del primo quarto, dai ragazzi, la partita è lunghissima ma abbiamo iniziato veramente col piglio giusto, occhio a Garcia, adesso sale Marchionni, gli va incontro, taglio dentro, contrastato benissimo, Garcia ancora la palla, vediamo cosa è stato fischiato, un problema di ruote probabilmente, sì, un cambio, infatti c'è Sheruiz, entra Muriz col numero 14 in campo, probabilmente un problema o alla carrozzina, direi che può essere un problema alla carrozzina, ha chiamato il cambio il giocatore spagnolo, subito cambio, entra Muriz, palla Lambi, subito Muriz da fuori, prova subito a cercare, questa volta viene trovato Garcia sotto canestro, 7-4, 5-35 da giocare, Nicola Damiano rimette la palla in campo, pressione con 3 uomini nella nostra metà campo da parte degli spagnoli che adesso rientrano, Marchionni supera agevolmente comunque la metà campo, impostiamo la nostra azione tranquillamente, Bernardis con questa volta ottimo blocco di Trenino, fantastico di Bernardis, Ruarai, dai. Cavagnini, sì. Canestro, no, 3 secondi fischiati a Cavagnini, peccato, purtroppo avendo fatto il gioco il Trenino dall'altra parte con Bernardis su Marchionni, Cavagnini si è trovato dentro l'area nel momento che ha ricevuto, era da troppo tempo, non avendo toccato il ferro la palla, se toccava il ferro non contavano i 3 secondi, in questo caso sì,
Attenzione di nuovo, abbiamo lasciato di nuovo Garcia sotto canestro. Questa volta immediatamente minuto chiamato dall'Italia, 7-6, 4-57 da giocare. Abbiamo preso due canestri in fotocopia da parte di Garcia, subito immediatamente Dionigi Cappelletti interrompe il gioco per ragionare su queste distrazioni, perché comunque possono essere distrazioni difensive. Vediamo che tipo di accorgimenti prende il nostro tecnico per evitare questi tagli interni di Garcia, che viene portato dentro comunque dal blocco dei suoi piccoli. Per il momento stiamo fermando bene i due gemelli, dobbiamo trovare anche le contromisure su Garcia in questo momento. Comunque siamo lì, siamo sopra di un punto, 4-57 da giocare, partita vibrante, molto veloce per il momento. Andiamo, mancano ancora, i ragazzi vogliono rientrare in campo prima addirittura che finisca il minuto, gli arbitri dicono che devono aspettare un attimo, mancano ancora 6 secondi, hanno proprio voglia di giocare, cioè, proprio anche questo uscire subito dal time out velocemente vuol dire vogliono andare in campo per... Allora, difesa sempre altissima sulla linea dei tre punti in linea da parte della Spagna. Nicola Damiano supera la metà campo. Marchionni porta un blocco, palla Bernardis. Di nuovo Marchionni da fuori, vediamo se prova di nuovo il tiro. Potrebbe provarlo, no, prova a utilizzare il blocco. Adesso palla per Bernardis, lunga, peccato. Attenzione al contropiede di Muriz da solo, sbaglia, Cavagnini rimbalzo, benissimo, Cavagnini l'ha aspettato, rimbalzo, non è andato sull'uomo, ha lasciato che tirasse e si è posizionato per prendere rimbalzo, ottimo rimbalzo, grazie anche all'errore, palla per Ahmed Guarai, taglia dentro, grandissimo taglio di Ahmed, due punti di Ahmed, 9-6, bravissimo Ahmed, dopo le prime due o tre partite in chiaroscuro si è messo a giocare come è capace a fare. E veramente sta dando il suo grandissimo apporto. Ecco, purtroppo di nuovo Garcia. Sbaglia questa volta, scusate, non era Garcia, era Alejandro Zarzuela. Palla per Fabio Raimondi, palla per Ahmed Ruarai. Cavagnini gli porta il blocco, benissimo, fantastico. Peccato. Cavagnini ha portato un blocco buonissimo per lasciare campo libero ad Ahmed. Tiro da sotto, canestro sbagliato. Palla a Muriz, apertura dall'altra parte per Alejandro Zarzuela, il lato destro dell'attacco spagnolo, il lato forte dove gioca normalmente Alejandro Zarzuela, bisogna porre molta attenzione. 9-8 Italia, 3-20 da giocare. Ahmed Raurai deve uscire dall'area, adesso sono 3 secondi, palla a Cavagnini corto il tiro, questa volta recupera, fantastico, di nuovo purtroppo sul secondo ferro, contropiede Spagna. I gemelli Zarzuela, Marchionni, Alejandro, spinta di Bernardis, secondo fallo di Bernardis. Per il momento abbiamo Bernardis con due falli e un fallo di Marchionni. Cambio subito da parte del coach per preservare comunque il giocatore. In campo l'esperienza di Fabio Raimondi. Non so più quanti campionati europei abbia già giocato, quanti mondiali, quante paralimpiadi. Un giocatore con un'esperienza eccezionale. Attenzione, Muriz apre per Lambi, prova il tiro, mi sembra lungo, sì, sul secondo ferro. Marchionni, recuperiamo subito palla, dai ragazzi, andiamo. Blocco di Fabio Raimondi per Marchionni. Fabio Raimondi si mette sulla linea dei tre punti. Marchionni riesce a passare, si posiziona per il tiro. Tiro di Marchionni, non va, dovrebbe essere rimessa Italia, infatti rimbalzo, rimessa Italia, sporcata la palla da Alejandro Zarzuela. 24 secondi ancora per l'Italia per l'azione di gioco. Cambio Spagna, esce Garcia, entra Roberto Mena, un 4 punti, quindi a livello di quintetto non cambia assolutamente niente, mantiene la stessa tipologia di quintetto, un punti 4, 2 punti 3. Raimondi apertura per Marchionni, prova finta al tiro Raimondi, vediamo se prova il tiro da 3, no, di nuovo a Marchionni, difesa molto stretta da parte degli spagnoli. Marchionni per Ahmed Raurai, controlla la palla, va al tiro,
lungo, peccato. Recupero del rimbalzo da parte degli spagnoli. Alejandro Zarzuela con il fratello che porta un blocco a Nicola Damiano. Alejandro va al tiro adesso. No, passaggio per Mena. Canestro. 10-8 Spagna. La Spagna ci supera in questo momento. 1:54 da giocare. 19, scusate. Siamo lì, punto a punto. Come prevedibile comunque in un quarto di finale, due squadre che sono veramente molto forti. Marchionni prova a penetrare, palla per Fabio Raimondi, tiro di Fabio, vai Fabio, fantastico, 11-10, oggi ci sta entrando anche il tiro da fuori, vediamo di utilizzarlo per scardinare e far aprire la difesa spagnola. Attenzione a Pablo Zarzuela, abbiamo Nicola Damiano per terra. Subito in campo il nostro preparatore atletico nonché meccanico e factotum Fabio Castellucci. Castellucci, sì sì, Fabio, il nostro super preparatore atletico della maschile e della femminile, ne abbiamo già parlato stamattina quando parlavamo della nazionale femminile, lo ripetiamo anche adesso, lo splendido lavoro. Complimenti, sì, a tutto sì. Lo staff. Allora, palla Muriz, Muriz apertura per Alejandro Zarzuela. Palla per persa, recuperata però da Alejandro Zarzuela. Palla per Muriz, tiro da fuori, lungo, rimbalzo, purtroppo preso, rimbalzo di nuovo dagli spagnoli. Sempre con Muriz. Attenzione al 4 a Roberto Mena. In punta Mena dall'altra parte, attenzione al blocco, attenzione. Si è liberato sotto canestro Alejandro Zarzuela. Bisogna stare molto attenti a questi giochi sulla destra, è il lato forte spagnolo. 11-10, 43 secondi, palla Raimondi, metà campo superata, palla subito lunga, è peccato, Cavagnini non riesce nel controllo, era forse leggermente troppo lunga la palla. Ottimo adesso pressing italiano, attenzione, Lambi si trova da solo, va al tiro. 13-14-11 in Spagna. Dai ragazzi, abbiamo 15 secondi per un tiro. Vediamo se proviamo la soluzione da 3 o se andiamo un tiro da sotto. 8 secondi per il tiro, va Raimondi. Raimondi col tiro corto. Peccato, 14-11. Fine primo quarto. 14-11 in Spagna. Abbiamo concesso un paio di azioni finali sul lato destro dell'attacco spagnolo, che ha detto un po' di tutti gli addetti ai lavori, il lato forte su cui riescono a fare benissimo un gioco a due, trenini gli spagnoli per entrare dentro e mettere in situazione di tiro uno dei due gemelli, in questo caso qua Pablo Zarzuela, che ha realizzato gli ultimi due punti del quarto. Vabbè, dai, Riccarda, si parte da 14-11. Partita apertissima, siamo lì, assolutamente, appunto, siamo lì senza problemi. Riprenderemo il secondo quarto con palla in mano agli spagnoli, in quanto la palla 2 iniziale era stata vinta dall'Italia. C'è sempre il discorso del possesso alternato, ogni volta che c'è una palla 2 si fa un possesso per squadra. Al primo l'ha vinto l'Italia, adesso toccherà alla Spagna. Comunque, rimettere la palla in gioco. In campo c'è tensione, La posta è altissima. Esatto. La posta è altissima perché ricordiamoci che oltre che la semifinale dell'Europeo, la vittoria di oggi garantirebbe un posto ai prossimi mondiali. Quindi importante. Doppiamente importante. Chi perde deve andare a giocare il gironcino dal quinto all'ottavo posto. Ci sono ancora posti per i mondiali, però vincere oggi è un doppio risultato, perché qualificazione mondiale sicura al 100% e possibilità di andarsi a giocare una medaglia. Quindi direi che la posta in palio è altissima. È alta. È altissima, veramente. Finora nei gironi di qualificazione qualche margine di errore per le squadre c'è, oggi non c'è nessun tipo di margine di errore. Bisogna vincere assolutamente per poter proseguire l'avventura europea. Rimessa spagnola, quintetto italiano che rimane lo stesso, anche la Spagna riprende da dove aveva finito il primo quarto, rimette Muriz per Mena, Muriz
palla per Alejandro Pablo Zarzuela. Mena, fa girare tanto la palla in questo momento. Raimondi difende forte, Mena al tiro, tiro corto, rimbalza sul ferro, esce Nicola Damiano, intercettata la palla, picchia sulla carrozzina spagnola, infatti bravissimo Ahmed, che con non sembra che arrivi da nessuna parte, invece arriva da tutte le parti, è veramente impressionante. Adesso ci pressano i giocatori. Ah, peccato. Palla, anche se Fabio dice di no, la palla ha toccato le sue mani. E quindi dopo il tocco spagnolo c'è stato anche il tocco di Fabio. Palla spagnola. 9-38, sempre 11-14. Palla spagnola, Muriz supera la metà campo. Senza pressione, l'Italia difende a zona in questo momento. Mena, i due gemelli. Ottimo, ottimo. Ahmed da dietro. Mena, palla Mena, attenzione al tiro da fuori, ottimo intercetto da parte dell'Italia, contropiede Italia, Marchionni, allora intenzionale, fischiato fallo intenzionale, quindi Marchionni due tiri liberi e palla l'Italia, vediamo di chi è stato fischiato, fallo del numero 4, Mena, due tiri e poi rimessa italiana. È stato considerato un fallo intenzionale perché l'ha fatto da dietro, quindi Marchionni sta mandando a canestro con l'intenzione di farlo, sì, non ha provato ad andare sulla palla, nel momento che non si prova ad andare sulla palla viene fischiato comunque un fallo intenzionale. Galliano Marchionni dalla lunetta, partiamo da 11-14, 9-08 alla fine del terzo, del secondo quarto, scusate, va al primo, sì, va al primo Marchionni. Partito alla grande oggi, 4 punti per lui per il momento. Secondo tiro libero. Va anche il secondo. Bravo. 13-14, possesso Italia. Palla recuperata da Marchionni in difesa, fallo intenzionale subito. Due tiri liberi realizzati e palla Italia. Direi che in un'azione ha fatto tutto. Più di così non si poteva chiedere. Dobbiamo sfruttare al meglio adesso questo possesso. Velocemente la rimessa, ok, palla per Cavagnini, difendono altissimi in linea gli spagnoli, ma veramente altissimi. Adesso vediamo di farli scendere. Nicola Damiano ha fatto scendere Lambi da questa parte, si apre un varco da questa parte, Cavagnini in posizione, Raimondi per il tiro, da lì può tirare, va al tiro, peccato sul ferro, questa volta non è andato. Nicola chiude Muriz passa a Mena. Palla di nuovo recuperata da Marchionni, sembra che abbia le mani ovunque oggi, sì. Fantastico, palla per Raimondi, Raimondi apre per di nuovo Marchionni, secondo recupero in pochissimi secondi da parte di Marchionni, palla per Fabio Raimondi di nuovo, potrebbe tagliare dentro, no, preferisce giocarla di nuovo su Marchionni, blocco di Marchionni, palla per Raimondi. Dai. Da sotto, sì. Grande Fabio, grandissimo, bravo. Grandissimo blocco di Ahmed, Fabio Raimondi è riuscito a liberarsi, di nuovo pressione di Marchionni su uno dei due gemelli, palla adesso a Mena, attenzione a Muriz che parte veloce, Lambi subito, attenzione al taglio centrale da parte di Mena, adesso c'è uno dei due gemelli, Alejandro Zarzuela che non sbaglia, 16-15 in Spagna, 7-54, siamo lì assolutamente, ce la giochiamo fino in fondo questa partita senza paura. Palla di nuovo Marchionni, Damiano porta un blocco, vediamo se risale, adesso altro blocco, adesso blocco portato da Fabio Raimondi, palla per Cavagnini, Ruari, Ahmed, canestro, sì, di Ahmed, bravo, sulla sirena, Ahmed. Giocata benissimo, abbiamo fatto girare la difesa spagnola, Raimondi non aveva la possibilità di tiro, ha riaperto fuori per Cavagnini, scarico subito sotto canestro per Ahmed, Ruari, canestro, altri due punti, 17-16 Italia, 7-14 da giocare, tiro di Mena, gran canestro questo, 18-17, veramente punto a punto. Marchionni, non c'è un attimo di pausa in questa partita, veramente stiamo assistendo a una grandissima, bellissima partita, come le ultime che ha giocato l'Italia, esatto. Quindi, ma l'avevo detto già dall'inizio, all'europeo non esistono squadre, ottimo. Dai, taglio Ahmed. Dentro per sì. Ahmed, canestro realizzato.
canestro buono, poi fischiato dopo il tiro a canestro, fischiato fallo, vediamo chi ha fischiato fallo, non ho capito sinceramente anche fischiato falli, fischiato fallo a Raurai, dopo il tiro è andato, ha fatto sfondamento, però comunque il canestro buono, 19-18, l'importante del canestro comunque. Infatti allora, è fuori adesso, è uscito. Allora è entrato Bernardis al posto di, sono entrati Bernardis e Geninazzi al posto di Marchionni e Ahmed Raurai. Attenzione adesso al 13, a Garcia che è rientrato. Fallo italiano sul numero 15 Lambi. Fallo del numero 7 di Nicola Damiano, primo fallo per lui, va in lunetta Lambi. Due tiri. Realizza il primo, 6 minuti e mezzo alla fine del secondo quarto, 19 pari il punteggio. Secondo tiro libero. Sbaglia il secondo, Geninazzi recupera il rimbalzo. Ottima presenza la sua sotto canestro. Supera velocemente la metà campo. Palla per Nicola Damiano che non se l'aspettava. Sì, Fabio Raimondi potrebbe tirare da lì. Preferisce riaprire la palla per non si sa chi. Terzo fallo di Bernardis, questo non ci voleva, questo non ci voleva, potrebbe condizionare tantissimo la sua partita. Attenzione Marco Bernia che non puoi andare lì, torna a sederti perché gli arbitri sono molto fiscali su queste cose. Lì ci può stare solo l'allenatore, solo l'allenatore, gli altri devono stare seduti, non si possono alzare, quindi bisogna stare attenti a queste cose. Muriz porta sul pallone, palla per Garcia, attenzione che Garcia tira bene da fuori, si posiziona, lungo questa volta, Cavagnini rimbalzo, palla per Geninazzi, Geninazzi apre per Nicola Damiano, palla subito in avanti per Fabio Raimondi, ottimo disimpegno italiano dal pressing spagnolo, ottima palla centrale, vai, taglia fino in fondo, grandissimo sì, Fabio, un'autostrada centrale, taglio centrale fantastico, 21-19 Italia, 5:40 da giocare, più 2, dai ragazzi andiamo. Fabio Raimondi difende in punta su Muriz, apertura di nuovo per Garcia, attenzione sempre a Garcia che da lì tira, abbiamo lasciato Cavagnini nell'uno contro uno contro Alejandro, Garcia da fuori dietro al blocco di Pablo Zarzuela, realizza 21 pari, 5-14. Chiama un gioco Fabio Raimondi, ogni squadra poi, attenzione Fabio Bernardis, grandissimo blocco da parte di Nicola Damiano su Cavagnini, Cavagnini al tiro, peccato Geninazzi, palla recuperata Italia, è Italia questa. Questa era italiana assolutamente, la palla l'ha toccata al numero 13, Garcia, mi spiace dirlo, questa rimessa qua era italiana, niente da fare. Doppio cambio Spagna, entrano il numero 6 Ruiz e il numero 12 Romero, quindi in campo i due gemelli Zarzuela, Ruiz, Romero e il numero 14 Muriz. È stato cambio anche lì. Italia. Italia è rientrato Marchionne, è uscito Cavagnini, probabilmente ha bisogno di riflettere un secondo. Palla centrale per attenzione, gioco fatto dagli spagnoli. Alejandro Zarzuela si trova sotto canestro. Fabio di fallo di Nicola Damiano, suo secondo fallo. E mandiamo Zarzuela Alejandro in lunetta per l'eventuale gioco da 3. 21-23 Spagna, va Zarzuela Alejandro, gliela fa ritirare perché Geninazzi è entrato nell'area dei 3 secondi molto prima del tiro di Zarzuela. Diamo un'altra possibilità di nuovo al giocatore spagnolo.
che stavolta non sbaglia. Queste sono ingenuità che si pagano, bisogna stare più attenti. Attenzione adesso al pressing spagnolo. Raimondi supera agevolmente comunque la metà campo, difendono altissimo. Marchionni si è liberato, adesso palla Marchionni, 24-21, difendono fortissimo gli spagnoli. 5 secondi per il tiro, bisogna andare al tiro. Tiro di Marchionni e va, grandissimo, grandissimo Galliano, 23-24, meno 1 Italia. Cambio Italia, escono Geninazzi e penso Raimondi, se lo fanno uscire, non lo fanno uscire, hanno capito adesso che deve uscire dal campo, allora smettono con il blocco su Raimondi, rientrano Cavagnini e Ahmed Raghulai. Uriz, palla per Uriz. Romero, Muriz, Romero, tiro sul ferro, è entrato in campo Stupenengo, anche è entrato in campo che Stupenengo ed è uscito prima questo cambio Bernardis sì, con tre falli. Marchionni, blocco di Ahmed Raurai, palla per Cavagnini, da lì può andare al tiro. Va al tiro sul ferro, peccato. Dobbiamo tornare velocemente, coprire. Ruiz, attenzione, Stupenengo blocca su Ruiz. Palla dentro per Alejandro Zarzuela che realizza altri due comodi punti. Ha 9 punti adesso già realizzati. 23-26, 3-17 da giocare. Dai ragazzi. Nicola Damiano alla rimessa, Marchionni bloccato da due giocatori, riesce a dare la palla a Ahmed, palla a Cavagnini in cassaforte, difendono veramente altissimo gli spagnoli. Cavagnini, vediamo se va dietro al trenino di Stupenengo, non riesce perché rientra subito Pablo Zarzuela. Palla per Marchionni, Galliano deve cercare di liberarsi, palla per Ahmed Raurai, bisogna tirare. Purtroppo questa volta la Spagna ha difeso veramente forte e alta e non ci ha permesso di tirare. Difesa fortissima spagnola, una pressione notevolissima. Adesso cercano di tagliare fuori, fare un man out su Ahmed Raurai, i due gemelli Pablo e Alejandro Zarzuela. Attenzione adesso Pablo Zarzuela, palla larga per Ruiz va al tiro e realizza. Sta giocando molto bene la Spagna in questo momento, sta facendo girare la palla, dobbiamo subito trovare delle contromisure. Marchionni, ci pressano, ci mettono in grossa difficoltà. Palla per Cavagnini, dobbiamo superare velocemente la metà campo. Palla per fantastico per Nicola Damiano, abbiamo 12 secondi per giocare questo pallone qua. Palla per Galliano, 5 secondi. Fallo di Muriz, un fallo che ci voleva proprio, possiamo almeno costruire con calma un'azione di gioco in 14 secondi. Esce Stupenengo, rientra Fabio Raimondi. Marchionni, 23-28, meno 5. Dai, dobbiamo assolutamente cercare di realizzare adesso. Difesa veramente fortissima da parte Marchionni, prova il tiro da tre, finta il tiro da tre, palla per Raimondi, ci prova stavolta lui, palla sul ferro, Ahmed prova a recuperare, recupera Ahmed, grandissimo Ahmed, di nuovo Marchionni, vediamo se lo prova, no, va dentro, Cavagnini prova un blocco, riesce Cavagnini a portare un blocco, Fabio Raimondi ci riprova e questa volta di nuovo non va. Fabio, fallo di Ahmed, mandiamo in lunetta Ruiz, l'Italia è in bonus. Fallo un po' inutile, poteva stare lì, alzare il braccio e basta. Minuto Italia, un momento, un attimo
non dico di confusione, ma facciamo grossa fatica in attacco. Probabilmente dobbiamo trovare delle soluzioni diverse per attaccare questa difesa spagnola altissimo, che mette grandissima pressione sull'Italia già dalla rimessa. Dobbiamo cercare di prendere, comunque fare anche noi grossa pressione sul loro attacco, impedirgli di prendere tiri semplici e provare a recuperare palloni e partire in contropiede. Vediamo che contromisure adotterà adesso Dionigi. Manca un minuto 39, siamo lì, la partita è ancora lunghissima, punteggio abbastanza basso tra le due squadre, 23-28. Vediamo, sicuramente Riccardo, c'è tanta tensione, molta tensione, la posta in palle l'abbiamo già detto è altissima alle altre partite, ma giustamente hai detto prima il motivo. Rimessa, tiri liberi, due tiri liberi per Ruiz, prima cecchino implacabile, vediamo questo giro qua in lunetta cosa fa. Prima 2 su 2, Ruiz che per il momento ha realizzato 2 punti, 2 tiri liberi di prima, quindi vediamo, altro giro in lunetta per Ruiz, tutto pronto, il tavolo vediamo se dà l'ok, il tavolo dà l'ok, ok, gli arbitri, Cavagnini ha qualcosa da dire all'arbitro, probabilmente si chiariscono su qualcosa. Ruiz in lunetta, primo tiro libero, va al primo, 23-29, più 6 Spagna. Vediamo il secondo, va anche il secondo, 30-23, cambio Italia, esce Nicola Damiano, entra Damiano Airoldi, sembra un po' il domino, Nicola Damiano, Damiano Airoldi, così, questa cosa un po' particolare. Palla per Galliano Marchionne, marcato, perde la palla, recuperano gli spagnoli, ci stanno mettendo addosso una pressione veramente impressionante. Palla recuperata da Muriz, prova a entrare dentro, non subisce fallo, cade da solo, adesso siamo noi, superiorità numerica, bravissimo, bravissimo Fabio Raimondi, bravo. 25-30, 1-15 a fare la copertura per evitare che il difensore recuperasse. Ahmed da solo in contropiede al tiro, attenzione adesso a Romero, apertura per Ruiz, attenzione al tiro di Ruiz, ha un buon tiro, palla lunga, niente, recupero però di Romero, sempre palla per Muriz, attenzione al taglio sotto di Ruiz, abbiamo taglia dall'altra parte, prova dall'altra parte il tiro, sbaglia anche questa volta, però non possiamo farlo tirare in continuazione. Fabio Raimondi parte veloce, supera la metà campo, è da solo, deve ragionare sulla palla, Damiano Airoldi, palla probabilmente per Galliano, blocco portato benissimo, tagliato fuori Alejandro Zarzuela, palla per Ahmed, fantastico, grande Italia, 27-30, meno 3, vediamo di difendere forte in questi 16 secondi senza fallo. Porca miseria, non ci voleva. Mandiamo in lunetta Pablo Zarzuela per 2 tiri liberi. Siamo in bonus. Potevamo provare, mancavano 13 secondi alla fine del quarto. Regaliamo un po' 2 tiri liberi. Con la possibilità, poi speriamo, di poter giocare noi l'ultimo pallone. Primo fallo di Damiano Airoldi. Spagna pochissimo fallosa, a parte il fallo antisportivo, per il resto. Alejandro non sbaglia al primo, 31-27, meno 4 Italia, vediamo il secondo, non entriamo prima possibilmente, il secondo, sbaglia il secondo, recupera Cavagnini, subito apertura per Damiano Airoldi, dobbiamo muoverci, mancano 6 secondi e perdiamo la palla, recuperiamo, bisogna tirare subito, tiro dalla disperazione, peccato, si ferma sul secondo ferro. Allora andiamo all'intervallo lungo sotto di 4, l'Italia c'è, ha avuto qualche momento di difficoltà, ma dovuto a una difesa spagnola veramente intensissima, ha messo una pressione spaventosa sui nostri giocatori,
siamo riusciti a non scomporci, vuol dire che ci siamo, mentalmente ci siamo. Stiamo riscaldando. No, stiamo giocando proprio, non ci stiamo riscaldando. La Spagna veramente è una grandissima squadra, sì. Non per altro è arrivata seconda nel suo girone, battuta solo dalla Turchia. Rendiamo merito anche ai nostri avversari che hanno fatto veramente una fase difensiva veramente fortissima, però pur con questa, perdendo qualche pallone, ci siamo e siamo sempre lì. Ci vediamo tra una decina di minuti per la seconda parte di partita. Intanto vediamo l'intervista fatta al presidente della federazione, Fernando Zappile. A tra poco.
Anche perché è tutto bloccato. Cioè, noi comunque la stiamo registrando. La partita sta in registrazione. Poi dopo facciamo la... Andiamo di là in ufficio stampa e la carichiamo tutta per intero, come se fosse in diretta. Azzuffati. No, perché si sono risposti male a vicenda, quindi si sono un attimo azzuffati. Tra un minuto e mezzo per iniziare? Sì, un minuto e mezzo. Ben ritrovati da Francoforte per il quarto finale, quarto di finale tra Italia e Spagna di questi europei. Oggi giornata mediamente calda anche fuori, non c'è un gran sole, però almeno non piove, la pioggia ci ha un po' accompagnato in questi giorni. 45 secondi all'inizio del terzo quarto, possesso palla italiano, 27-31 alla fine dei primi due quarti per la Spagna. Vediamo il quintetto italiano, si riparte con Marchionni, Cavagnini, Raimondi, Damiano Airoldi e Ahmed Ruarai. La Spagna risponde, suppongo, con i due gemelli in campo, vediamo, non sono ancora rientrati in campo i giocatori spagnoli, rientrano i gemelli Zarzuela, Pablo e Alejandro, col numero 15 Lambi, col numero 14 Muriz e col numero 13 Garcia. Palla italiana, si riparte dai ragazzi, siamo lì, difesa veramente fortissima da parte spagnola, adesso si sistema a zona la Spagna, palla per Marchionni, Cavagnini in isolamento contro due spagnoli, Marchionni prova la penetrazione, non riesce ad arrivare, palla Cavagnini, va al tiro, grande Matteo, 29-31, ci voleva subito un canestro, siamo lì, palla per Garcia, sale, ci troviamo in due contro Garcia, due contro uno, Garcia, ma Cavagnini per evitare il fallo lascia via libera Garcia che realizza in maniera molto semplice, 29-33, non una gran difesa dell'Italia. Dopo la prima difesa adesso invece la Spagna si rimette molto alta, sulla linea dei tre punti. Marchionni prova a prendere il fondo, viene bloccato sulla linea da Alejandro Zarzuela, palla centrale per Fabio Raimondi, di nuovo Marchionni, va al tiro Marchionni sul ferro, vediamo se Ahmed non riesce a tenere la palla in campo, palla lunga, Garcia la rimessa. Andiamo in difesa, difendiamo anche noi alti in linea sulla linea dei tre punti, scendiamo subito, la Spagna supera tranquillamente la metà campo con Muriz, Alejandro Zarzuela, palla Garcia, non dobbiamo farlo entrare, Garcia prende posizione dalla linea del tiro libero, realizza canestro, fallo di Damiano Airoldi. 29-35 più 6 e mandiamo in lunetta Garcia, secondo fallo di Damiano Airoldi, 8-48 più 6 Spagna, non dobbiamo assolutamente perdere contatto, vediamo se il nostro coach decide di modificare qualcosa, palla corta, no, lasciamo a rimbalzo Alejandro Zarzuela,
che non se lo fa ripetere due volte, non ci crede nemmeno lui, va tranquillamente a prendere il rimbalzo, realizza altri due punti. Invece che il gioco da tre hanno fatto un gioco da quattro gli spagnoli, 29-37, più 8 Spagna. Dai ragazzi, Marchionni, abbiamo un po' di difficoltà a far girare la palla, gli viene sporcata la palla da Alejandro Zarzuela, rimessa italiana, abbiamo 4 secondi per andare al tiro, grandissima difficoltà, subito time out Italia. Dopo un primo tiro subito di Cavagnini, le azioni dopo abbiamo avuto grosse difficoltà ad andare al tiro. Il nostro coach adesso dovrà un attimo rimettere le cose a posto, perché l'inizio del terzo quarto partito subito con due punti, poi abbiamo preso un parziale di 6-0, da meno 2 siamo passati a meno 8. Dobbiamo subito porre rimedio a questa situazione, andare a realizzare. Poi si allunga troppo e non si riesce più. Sì. Ciao Riccarda. Buongiorno, eccomi, scusate. E ci mancherebbe. C'è la coda in bagno. Quindi, purtroppo non puoi scegliere il bagno che vuoi, quindi se c'è coda devi purtroppo aspettare. Esatto. Ci mancherebbe, assolutamente. Devo dire che comunque in questo palazzetto ci sono tanti servizi comunque per disabili. Anche, sì. E il problema è che ci sono, grazie al cielo, ci sono tantissimi disabili a vedere le partite, è vero. Oltre che ai giocatori, devo essere sincero, a Francoforte stiamo vedendo veramente un numero impressionante di persone comunque in carrozzina che vengono ad assistere alle partite di tutte le età. Io per due giorni ho fatto qualche giro sui mezzi pubblici di Francoforte, a parte il costo elevato, però essere sincero, poi viene smaltito il costo dal servizio che danno, tutti i mezzi, metropolitana, tram, tutti assolutamente accessibili. Io sono andato in giro col presidente, col vicepresidente in carrozzina, mai dovuto chiedere un aiuto. E intanto Garcia realizza ancora, più 10 Spagna. Ieri sai che siamo stati un po' in giro Francoforte con voi, poi voi siete rientrati, noi ci siamo fermati a farci ancora un giro, siamo rientrati con una specie di metro bus, un pezzo era fuori, un pezzo era interno, la fermata vicino al nostro albergo era con danni, lavori per strada, e quindi siamo scesi in un'altra fermata ma con dei gradini allucinanti e strettissimi, e quindi attenzione Matteo che tira e cade. Tira cadendo sulla sirena, attenzione Italia, al momento un attimo no questo, stiamo attaccando male. E la Spagna si sta punendo adesso. Pablo Zarzuela, riusciamo a recuperare il rimbalzo, apertura per Matteo Cavagnini, non riusciamo a partire in contropiede, ci difendono fortissimo. Però dicevo che due addetti alla sicurezza presenti sopra ci hanno aiutato, mi hanno trasportato giù di peso. Quindi è andato tutto sommato bene. Allora, fallo su Galliano Marchionni, rimessa laterale, non era in azione di tiro, subito prima il fallo. Cambio Italia, doppio cambio, entrano Bernardis e Geninazzi, escono Marchionni e Fabio Raimondi. Vediamo che contromisure prendiamo a questo momento, questo parziale che abbiamo preso di 8-0 da parte della Spagna. Dobbiamo assolutamente bloccare questa emorragia di punti e riuscire a trovare un'azione al tiro. Va Geninazzi, palla Bernardis centrale, Damiano Airoldi, va al tiro, palla che picchia sul ferro, attenzione, contropiede spagnolo, no, così non va proprio, palla per Pablo, grazie al cielo sbaglia, una conclusione facilissima, può essere un segno, dai ragazzi, palla per Geninazzi viene subito bloccato da Moritz, prova il gioco a due con Damiano Airoldi, non va, palla dentro per Cavagnini con due giocatori addosso, non va assolutamente, pressione fortissima, di nuovo Pablo Zarzuela e questa volta non sbaglia, più 12 Spagna. In questo momento qua ci stanno un po' surclassando, dobbiamo assolutamente ricercare di trovare qualche soluzione. Bernardis
dal lato, prova il tiro. Grande Fabio, finalmente siamo riusciti a bloccare questo parziale di 10-0 da parte della Spagna, 31-41, siamo a meno 10, 5-44 ancora da giocare in terzo, in questo terzo quarto, è ancora lunga, possiamo recuperare, dai ragazzi, vediamo di difendere forte, adesso Garcia, intercetto da parte di Cavagnini sul taglio dentro di Alejandro Zarzuela. Questi due gemelli insieme a Garcia ci stanno mettendo in grossa difficoltà in attacco. Incredibile. Garcia la rimessa, probabilmente aprirà per Muriz. Palla per Muriz, prova il tiro da tre. Ah. Va sul ferro, grazie al cielo. Era un buon tiro, non siamo usciti, però ha sbagliato. Palla per lunga, peccato. Matteo sbaglia il passaggio. Dopo cambio italiano, entra il momento di Cagliazzo e di nuovo di Fabio Raimondi. Escono Damiano Airoldi e Jack che fuori Geninazzi. Dalle righe. No, sul cambio non c'è problema. Sul cambio non stiamo giocando. Non stiamo giocando adesso. È andato a dare il 5 ai giocatori che stavano uscendo, quindi è nel momento che c'è l'azione di gioco che gli allenatori non possono uscire. Sì, ma era in azione di gioco che era uscito adesso. È che ti viene talmente spontaneo a volte che non ci pensi proprio. Assolutamente. No, tante volte l'allenatore avrebbe voglia di stare in campo con i ragazzi per dare una mano, per niente. Quello viene voglia anche a noi, eh. Allora, vediamo adesso con l'assetto poi difensivo. Come al solito, Cagliazzo deve mettere la maglietta dentro lo schienale. Esatto. Sì, lo schienale deve essere libero, non deve essere occupato da maglietta o altre cose o fasce. Palla per Lambi. Garcia, vediamo di non fargli prendere un tiro semplice. Ahmed su Garcia. Lambi, abbiamo preso questo taglio sotto. Più 12, 31-43, 4-57. Bernardi, Scagliazzo, Cavagnini, Ruarai e Fabio Raimondi. Palla per Bernardi, da lì può prendersi il tiro. Secondo me c'era fallo qua perché la manata l'ha presa. Adesso finalmente gliela fischiano il fallo. Lambi, 14 secondi per l'azione d'attacco. Dal fondo è il secondo fallo per Lambi, il secondo fallo per la Spagna in questo quarto. L'Italia per il momento ne ha fatto uno. Andiamo, Ruarai, Ahmed alla rimessa. Siamo meno 12. È difficile, bisogna, perché in questo momento qua abbiamo difficoltà ad attaccare. Non avessimo questi problemi. Raimondi da sotto. Troppo sotto. Guarda, si mette le mani agli occhi. Sì, bisogna però subito recuperare, non stare a pensare a quello che abbiamo sbagliato. Ahmed su Garcia, va sulla palla, Lambi torna subito in difesa, adesso Ahmed. Cagliazzo difende sul lato forte, attenzione a Garcia, palla dentro di nuovo per Lambi, troppo facile, grazie al cielo. La palla viene sputata fuori dal ferro, però di nuovo la Spagna entra in difesa in una maniera, e adesso Cagliazzo mette la ruota sulla riga laterale. Perdiamo questo pallone. Dai, un po' di errori stupidi che stiamo facendo. Abbiamo perso un paio di palloni. Sicuramente la pressione spagnola non ti fa ragionare tantissimo, però abbiamo tutte le possibilità. Adesso i due gemelli giocano sullo stesso lato. Palla dentro, va bene, ma Ahmed riesce ad anticipare Garcia, Raimondi, ottimo, grandissimo numero di Raimondi. Perdiamo un'altra palla stupidamente. Niente. Però ha fischiato un fallo. Probabilmente lontano dalla palla, qualche giocatore, non ho visto chi. Il numero 7, Pablo Zarzuela, ha fatto fallo, quindi grazie al cielo. Non è una palla persa, palla. Sì, è andata bene, dai. Sfruttiamole queste cose qua, Fabio, mettila dentro. Dai. No, Ahmed tocca di nuovo la palla, attenzione al contropiede spagnolo. Garcia, ci sono i due gemelli, Zarzuela, Pablo. Vediamo se la apre su Alejandro, no, va su Garcia dietro. Prova il tiro da tre adesso. No, non prova il tiro da tre. Palla, danno il tocco di Cagliazzo.
È la seconda rimessa, secondo me, che da questa parte invertono, già successo nel primo tempo. Secondo me questa era italiana. Lambia la rimessa, aprirà sicuramente su Muriz, vediamo. No, taglia subito dentro, non si può così. Però cioè, da gioco fermo uno contro uno non possiamo farli entrare in area. Va Alejandro Zarzuela al tiro libero, partiamo da meno 12, 3-23. Un terzo quarto veramente per il momento brutto dell'Italia. 4 punti solo realizzati contro i 12 spagnoli. Cambio adesso, entra Marchionni e Nicola Damiano, fuori Raimondi e Cagliazzo. Probabilmente il coach non era soddisfatto del quintetto in campo, ha subito cambiato. Alejandro Zarzuela al tiro libero. Sbaglia il primo. In questo momento qua tra primi gli spagnoli stanno sbagliando tanto, ma non ne stiamo approfittando assolutamente in nessun modo. Dai ragazzi, è ancora lunghissima, ci sono ancora più di 13 minuti da giocare. Sbaglia anche il secondo. Via, dai, vediamo un pochettino se riusciamo a recuperare questa palla. Niente, la tocca a Cavagnini, diamo di nuovo un altro possesso agli spagnoli. Non riusciamo a toglierci dall'area, dalla nostra area. Va Lambia la rimessa come al solito. Di nuovo abbiamo lasciato entrare centralmente, non è possibile, così no, assolutamente. Due rimesse consecutive spagnole, due volte che Alejandro Zarzuela è entrato dentro senza problemi alla nostra area. Adesso blocco di Ahmed su per Cavagnini, palla dentro, c'era Damiano, Nicola Damiano. Dai. Finalmente un tiro semplice. No, sbagliamo anche questi. Garcia recupera. Apertura, bravo Marchionni, grandissimo recupero. Ahmed Ruara sbaglia anche questo, non è possibile. Stiamo sbagliando tutto adesso, sì. In attacco. Recuperiamo il pallone, giochiamola. Deve entrare la palla, dai. Stiamo veramente due azioni semplici, prima Cavagnini e poi Ruarai hanno sbagliato il tiro. Vediamo Marchionni adesso, prova il tiro, no, passa Cavagnini, gli viene portata via la palla da dietro. 3 secondi, rimessa italiana. Cambio Italia, esce Cavagnini, entra Favretto, giocatore del Treviso, quest'anno giocava in Serie A2, prossimo anno andrà a giocare se non sbaglio a Padova. Palla per Marchionni, devi tirare sul ferro, vediamo un po', fallo di Garcia direi, no, vediamo un attimo, fallo di Garcia, rimessa italiana, recuperiamo un pallone ma non riusciamo ad andare a segnare. 2-16, siamo a meno 14, 31-45, per la Spagna in questo momento qua è tutto facile, difende con estrema tranquillità, non pressa nemmeno più. E quando viene avanti trova tiri molto semplici, quindi è un momento di controllo della partita totale da parte della Spagna. Favretto deve uscire dall'area di 3 secondi, ne esce, palla per Marchionni, non riusciamo assolutamente a trovare uno spiraglio, va sul fondo, dovrebbe prendersi un tiro, bella palla dentro. Dai. Per Ahmed Ruarai, no. Palla sul ferro di nuovo, recupero spagnolo. Mi spiace, purtroppo l'Italia dei giorni scorsi in questo momento non c'è. Garcia no. Per fuori. Questa volta sbaglia per troppa sicurezza, probabilmente Alejandro Zarzuela. Marchionni va da solo, deviazione di Garcia, palla italiana. In questo momento la Spagna riesce tutto semplice, riesce a sporcare tutti i nostri palloni, riesce quando viene avanti a trovare tiri semplici, anche se in questo caso qua Zarzuela Alejandro l'ha sbagliato. Noi facciamo una fatica incredibile a mettere il pallone dentro la retina. Palla per Bernardis, Galliano, vediamo se prova il tiro da fuori, non ha soluzioni in questo momento. Palla per Bernardis, da lì può tirare, corto, no, di nuovo, no, palla recuperata, dai. Da Nicola Damiano, no. niente da fare, non entra, non vuole entrare. Fallo di Nicola Damiano direi. 1-19 da giocare,
Secondo, no, l'hanno fischiato, sì, è il terzo personale di Nicola Damiano. Palla spagnola, siamo a tre falli, 1-19. 4 punti soltanto realizzati in questo quarto, veramente un'emorragia di punti incredibile. Direi che in questo europeo mai successo in un quarto 4 punti. E gli spagnoli continuano tranquillamente a tirare da soli sotto canestro. Alejandro Zarzuela, 31-47, meno 16. Si fa adesso veramente durissima, se non impossibile. Però vediamo, l'Italia ci ha abituato a tutto, vediamo. Abbiamo preso un parziale di in questo quarto di 16-4. Galiano Marchionni, Ahmedo Varai, niente, non entra nemmeno questo. Subisce almeno un fallo, andremo dalla lunetta. Fallo del numero 15, il Lambi. Ahmed dalla lunetta, vediamo se riusciamo a sbloccarci almeno dalla lunetta, perché dal campo veramente Ahmed è bravo anche dalla lunetta, ma sì abbiamo sbagliato tutte le cose possibili immaginabili in attacco, dovuto alla sua peccato. Disabilità la potrebbe avere. Entrano in campo, esce Lambi, entra Ruiz, esce Garcia, entra Romero. Garcia e Lambi hanno fatto veramente da tutto il quintetto spagnolo un terzo quarto eccezionale, un più 12. Siamo 16-4 in questo quarto, che è veramente pesantissimo all'economia della partita. Per il momento siamo 16-4. Sì. Vediamo se riusciamo a sbloccare questo 4. Dai, sì, bravo. Finalmente. Sblocchiamo il 31. Vuol dire che Ahmed sta giocando veramente. Sì, ma 5 punti in un quarto sono veramente a questi livelli. Non permettono di poi giocarti la partita. Grandissima Ahmed. 33-47, meno 14, dai ragazzi, crediamoci però fino alla fine, non rendiamo le cose semplici alla Spagna, dobbiamo sudare fino all'ultimo secondo. 35 secondi, attenzione che è entrato dentro di nuovo. No. non è possibile. Da solo l'abbiamo fatto passare da sotto senza guardarlo nemmeno. Più 16 sempre, 18-6 in questo quarto, 49-33. 16 secondi per concludere questo quarto. Vediamo se riusciamo a superare la metà campo. Sì, Ahmed subisce il fallo del numero 7. Sono due tiri, sì. Di Pablo Zarzuela. Andiamo in lunetta. Sempre con Ahmed, due tiri liberi di nuovo. In questo momento ci possono essere d'aiuto, perché al tiro abbiamo visto che proprio la palla non entra. Va col primo, stavolta esce. Vediamo il secondo, più 16 in Spagna. Tutti i giocatori a posto, secondo tiro di Ahmed. Realizza il secondo. Ahmed, miglior realizzatore dell'Italia. Oggi abbiamo Cavagnini a 6 punti, Ahmed ne ha fatti 13 finora. Andiamo. Mancano 5 secondi, proverà il tiro da 3. No, vediamo. Bravo. Favretto, recupera questo pallone. Peccato. Comunque ottimo, non abbiamo permesso alla Spagna di tirare. 34-49, più 15. Più 15 nel quarto, bisogna fare il quarto della vita. Assolutamente sì, perché purtroppo, cioè, come l'ha fatto la Spagna in questo quarto, lo possiamo fare anche noi. Quindi niente perduto. Abbiamo preso un parziale di 18-7. Quindi eravamo sotto di 4. Vabbè. Abbiamo subito 11 punti di parziale in questo quarto. Vediamo come ci giochiamo l'ultimo quarto. Dobbiamo giocarlo veramente meglio di questo, per ma su quello non c'è problema. Abbiamo davanti una grandissima squadra, però gli stiamo soprattutto in difesa, gli stiamo rendendo la vita semplicissima, perché i due gemelli Zarzuela sono entrati troppo facilmente nella nostra area per dei tiri semplicissimi. Poi sicuramente un po' di maledizione sui nostri tiri, che la palla non entrava, però anche lì la fortuna bisogna anche cercarsela. Il tiro entra, se ne sono convinto al 200%,
probabilmente un po' di tensione, un po' di paura hanno fatto sì che alcuni tiri anche semplici non entrassero, sbattessero sul ferro. Adesso forza ragazzi, rientra Cavagnini, Marchionni, Ahmed Ruralai con 13 punti, miglior marcatore italiano. Poi abbiamo Marchionni, abbiamo Bernardis con 4, Cavagnini con 6, Raimondi con 4. Difendiamo allora con quintetto iniziale: Bernardis, Nicola Damiano, Ahmed, Galiano Marchionni e Matteo Cavagnini. Si dovrebbe scatenare Matteo in questo quarto. Ieri, l'altro ieri ricordiamo 27 punti, oggi fermo a 6 per il momento. Ben marcato, proviamo una difesa con Arombo. Ci sono per la Spagna i due gemelli, Alejandro e Pablo Zarzuela, Garcia col 13, poi c'è il numero 14 Muriz e il numero 15 Lambi. Subito palla a Pablo Zarzuela, palla sul ferro, dobbiamo muoverci, abbiamo gli 8 secondi, non dobbiamo permettere. Ha fischiato, eccolo lì, 8 secondi, non siamo riusciti a uscire in tempo. Palla recuperata subito dalla Spagna, 34-49, l'inizio non è dei più incoraggianti. Mi sembra che si vada sulla falsa riga del terzo quarto, speriamo che non sia così. Allora, un momento, non hanno fatto partire il tempo gli arbitri, il tavolo. Devo dire che sul campo 2 il tavolo mi è capitato, vedendo anche le partite femminili, che è capitato più volte di giocare sul campo 2, il tavolo del campo 2 è un po' meno presente dell'altro tavolo. Garcia, palla su Muriz. C'è Garcia in posizione, non ci pensa due volte, Muriz da fuori ci punisce. Devo dire che anche stamattina la presentazione delle ragazze... Sì, è stata incredibile. Hanno detto il nome forse della squadra... No, hanno presentato la squadra israeliana invece che quella italiana. Quindi, e nessuno se n'è accorto. No, gliel'abbiamo fatto notare, esatto. Però poi non hanno più corretto. Allora, palla. Ahmed Raurai, perde la palla, fallo... È il suo quarto fallo. 34-51 più 17. Qua rischiamo veramente di prendere un cappottone se non stiamo attenti. Gli spagnoli proprio non hanno, fanno girare la palla senza nessun tipo di pressione. Tiro da fuori da tre di Garcia, recupera Bernardis, palla Cavagnini, Ahmed Ruarai, se riusciamo stavolta a non subire gli 8 secondi. Bella questa palla per Bernardis, bravi. Così dobbiamo giocare, subito far uscire la palla, partire. 36-51, meno 15, dai ragazzi, fallo. Però questi falli sono veramente di frustrazione, mi viene da dire, perché è il quarto fallo, rischiamo anche di compromettere la situazione per i falli. Quarto fallo di Nicola Damiano, c'è anche un po' di nervosismo probabilmente. Sicuramente. Allora, di nuovo Garcia fa girare la palla per Lambi da sotto, tiro, è la terza volta che Lambi riesce tranquillamente a prendere, tagliando da sotto, prendere posizione sotto canestro. Ahmed Raurai prova a tagliare dentro, palla Bernardis, Nicola Damiano in punta, palla per Cavagnini, impossibile palla per Cavagnini, che commette anche fallo. No, scusate, era per Marchionni, commette anche fallo, è il secondo fallo di Marchionni. 7-58, 36-53 più 17 Spagna. Peccato, difficilissimo il recupero. Assolutamente sì, però vediamo, anche perché la Spagna sta facendo tutte le cose semplicemente. Adesso palla per Garcia, riusciamo, grazie al cielo sbagliano ripresa. Anche loro, palla per Bernardis, saliamo,
sempre Bernardi, c'è Cavagnini in posizione, non viene servito. Cavagnini di nuovo al centro dell'area, riceve questa volta, va al tiro, grande, benissimo. Benissimo, benissimo. E... però immediatamente realizziamo e prendiamo subito un contropiede da parte di Lambi. Niente da fare. Ahmed Raurai, Marchionni, 38-55, sempre più 17, 6-55 da giocare. Va al tiro di nuovo. Sì, bene. Benissimo, dai. Cavagnini arriva in doppia cifra. Però la Spagna è molto tranquilla. Vediamo adesso. Questo è sfondamento. Bravissimo Galliano Marchionni. Recuperiamo un pallone. Dai, piano piano. 40-55. Terzo fallo di Garcia. Dai, ragazzi. Palla per Bernardis, ci vorrebbe un tiro da tre adesso che entrasse. Marchionni non se la sente, vediamo, palla Bernardis, va al tiro no, apre, troppe indecisioni, palla che gira lentamente, bella la palla per Ahmed, Ahmed realizza, bravi ragazzi, così, dovevamo forse svegliarci un po' prima, speriamo di avere ancora il tempo, palla per senza fallo, bravo Fabio. Palla per Muriz, scarico per Alejandro, bravissimo, bravissimo da dietro Marchionne, sporca il pallone a Zarzuela, 42-55, 6-0-5, vediamo di non far entrare Alejandro in area e stiamo attenti al taglio basso di Lambi quando, dopo che ha fatto la rimessa, lì è Nicola Damiano che deve stare attento a non farlo tagliare dentro, vediamo Lambi se taglia dentro, palla Garcia, in due su Garcia, ecco l'avevo detto. Bisogna stare attenti. Guarda la palla. Dove... palla rimane incastrata sul canestro, sarà palla 2 perché è una situazione di palla contesa. La freccia ci dà ragione. Quindi recuperiamo il pallone. Ok. La famosa freccia? La famosa freccia, sì, la palla incastrata sul canestro è situazione da freccia. 42-55. Esce Garcia per la Spagna. È entrato in campo il numero 4, Mena, Roberto Mena, che ha dimostrato di non essere da meno di Garcia, scusate anche il gioco di parola, però aspettiamo di bravo Bernardis che fa partire il tempo dopo, ci vorrebbe veramente adesso la realizzazione di Marchionni, niente da fare, siamo altissimi, non riusciamo a trovare la soluzione. La cerca adesso Marchionni, la palla entra, grandissimo da 3, 45-55, 5-35, dobbiamo crederci a questo punto, attenzione. Dobbiamo crederci, ci possiamo credere, vediamo di coprire assolutamente su Alejandro Zarzuela, Lambi è entrato dentro, palla recuperata, bravissima, bravissima Italia, dai, alza entrambe le ruote Marchionni, palla un'infrazione. Ha alzato entrambe le ruote di dietro, infrazione, peccato, time out Spagna. Allora, stanno riprendendo bene, dovevano farlo un po' prima come dicevi tu, c'è stato questo blackout di 10 minuti del terzo quarto. Adesso che purtroppo siamo a 10 punti, insomma. Sì, manca però il però, tempo non è tantissimo, mancano 5-19, 10 punti sono tanti. Però partiamo da un parziale di 5-0, adesso avevamo recuperato un pallone. L'arbitro ci ha fischiato questa infrazione di Galliano Marchionni, non ci voleva. Per Marchionni è il terzo fallo. Abbiamo 4 falli con Nicola Damiano e Ahmed Raurari che hanno 4 falli, 3 Marchionni e Bernardis. Cavagnini un solo fallo, quindi su Cavagnini possiamo stare tranquilli. È il momento di stringere i denti, dar tutto quello che abbiamo e poi alla fine alzare gli occhi verso il tabellone e vedere cosa è successo. Non bisogna più fare calcoli né niente, difendere forte, recuperare e andare velocemente a soluzioni di tiro. Dobbiamo assolutamente difendere fortissimo su questo
su questo possesso. Attenzione ai due gemelli, è entrato in campo per la Spagna Garcia, vediamo al posto di chi. Garcia è entrato al posto di Mena, attenzione, palla per Muriz, Garcia dietro al blocco, vediamo se tira, riapre per Muriz, ha dimostrato prima di tirare da fuori senza problemi, vediamo se usciamo, stiamo facendo passare un sacco di tempo. Garcia va al tiro, sbaglia il tiro, ottimo recupero italiano, partiamo subito in contropiede, copre bene la Spagna, palla Bernardis, adesso dovremo mettere la palla nelle mani di Galliano Marchionni, vediamo, no, Bernardis la gioca, continua a giocarla, palla Marchionni, vai Galliano, Ahmed Raurari subisce fallo. Vediamo del numero 14 Muriz, palla italiana, è solo a due falli, con questo dovrebbe arrivare a tre la Spagna, palla italiana, Galliano Marchionni con due triple, una all'inizio, una adesso, prova, vediamo se prova il tiro, palla a Cavagnini, Cavagnini al tiro, palla che picchia sul ferro, peccato. Recupero di Garcia, contropiede subito, due gemelli da soli, niente da fare, ci siamo fatti trovare scoperti centralmente. Cavagnini subito, palla per Bernardis, fallo del numero 10 Garcia che non ha permesso a Marchionni di liberarsi. Cambio italiano, direi che esce Bernardis, entra di nuovo Raimondi. 45-57, 4-13, è passato un minuto e purtroppo da 10 sono passati a 12 punti. Sento sull'altro campo, dovrebbe, se non sbaglio, giocare l'Inghilterra contro la Germania sull'altro campo, semifinale femminile. Tiro di Damiano, Nicola Damiano, niente da fare. 4 minuti da giocare, meno 12 Italia, palla in mano alla Spagna che sale con Muriz, bella squadra la Spagna, niente da dire, questi due gemelli indubbiamente, Pablo Zarzuela, Lambi, palla per Garcia, palla di nuovo per Muriz, però recupera subito Garcia il pallone, l'abbiamo sporcato, siamo riusciti a non farli tirare nei 24, però queste azioni qua sono solo di vantaggio per la Spagna che a 12 punti fa passare il tempo, gestisce la partita, dobbiamo cercare di recuperare, segnare, recuperare velocemente un pallone per mettere pressione sugli spagnoli. Galliano Marchionni, Cavagnini porta un blocco, palla Raimondi, va al tiro Raimondi, dai, subito, no, sul ferro, recupera, dai, Nicola Damiano, no, niente, la palla si arrampica ma non entra. Adesso sentiamo anche il ligno tedesco, sì, dicevo Inghilterra-Germania, femminile, semifinale. Palla Muriz, Pablo Zarzuela, noi siamo in bonus, mandiamo Pablo Zarzuela in lunetta per il fallo di Cavagnini. 45-57, 3-0-4, meno 12 Italia, due tiri liberi per Pablo Zarzuela. Primo tiro, sbaglia il primo tiro libero, più 12 Spagna, va al secondo, squadra osticissima, ma lo dicevano gli allenatori, da affrontare la Spagna, non da punti di riferimento. Realizza il secondo, siamo 45-58, più 13. Mi avevano già gli allenatori, mi avevano detto che comunque la Spagna è estremamente ostica, squadra velocissima che non molla un metro di campo, l'abbiamo visto oggi. Vero. Galliano Marchionni, tiro da tre, realizza anche questo, 48-58, 2-45, è troppo tardi mi sa, se non ci vuole veramente
un blackout che c'è in questo momento da parte della Spagna. Fantastico, dai. No! Fallo. Recuperiamo subito il pallone. 2:33, ci voleva subito un tiro, peccato, non siamo riusciti ad ottenerlo. 48-58, meno 10, 2:33. Palla dal fondo italiana, va la rimessa Nicola Damiano. Vediamo se subito Fabio Raimondi prova un tiro da tre, potrebbe essere una soluzione, vediamo. No, entra dentro. Palla probabilmente per Cavagnini, doveva aprirla fuori per Galliano Marchioni, vediamo se va di nuovo il tiro da tre. Dai. Fantastico. Peccato. Allora, direi che ha subito fallo sul tiro da tre, quindi tre tiri liberi per Galliano Marchioni. Ah, ecco, sul fallo. Sì, sul tiro da tre, la se uno subisce fallo. Tre tiri. Perché è la prima volta che succede di vedere un fallo sul tiro da tre. Sul tiro da tre, se realizzava ci sarebbe stato il tiro libero in più. Adesso Galliano ha tre tiri liberi, dai, questa è un'ottima cosa. Forza. È un ottimo tiratore di liberi Galliano, dai. Tranquillo. Sbaglia il primo, ancora due, dai. Secondo tiro libero, non si gioca ancora, l'arbitro segnala che non si gioca ancora. Dai Galliano. Il secondo va. 49-58, meno 9. Dai ragazzi. Sarebbe banca secondo, sarebbe un'impresa da ricordare nella storia se riusciamo a recuperare questi 8 punti in 2 minuti 29, 50-58. Dai ragazzi, crediamoci fino alla fine. Non ci costa niente crederci e provare a giocarsela, ormai intanto siamo lì, facciamolo. Fischiato questa volta un antisportivo a Galliano. Due tiri liberi per Pablo Zarzuela e rimessa spagnola. Con questo direi che la siamo giocata. Purtroppo sì. Adesso abbiamo lasciato uno dei loro migliori tiratori al tiro libero, come a Galliano per noi, per loro i gemelli sono degli ottimi tiratori. Realizza il primo. La panchina spagnola esulta perché c'era un po' di tensione dopo il 5-0 dell'Italia in pochi secondi. Però subito Pablo Zarzuela realizza entrambi i tiri liberi, meno 10, palla in mano alla Spagna. Siamo al punto di partenza. Due volte che facciamo dei mini break, però la Spagna ci ributta subito indietro. È rientrato in campo Garcia. Adesso sicuramente la Spagna, no, però se lasciamo delle cose così facili. Addirittura no. Fallo. Ah, ha fischiato il secondo arbitro, fallo di Garcia che ha alzato le ruote. Sfondamento sul nostro giocatore, palla italiana, quarto fallo di Garcia, meno 10, dobbiamo provare subito un tiro veloce. Va adesso Fabio Raimondi sul ferro, recupera subito Galliano Marchionni, ci vuole un tiro velocissimo adesso a questo punto, riprova Raimondi probabilmente, va al tiro da 3, dai, e c'è questa volta, meno 7, 53-60, dai ragazzi, dai, 1:57. Vediamo adesso se facciamo il fallo sistematico. Proviamo a recuperare il pallone, lo recuperiamo. Dai. Però lo perdiamo subito. Garcia recupera subito il pallone. Dobbiamo tornare in difesa. Adesso attenzione, siamo 3 contro 2, 2 contro 1. Contro 1, Lambi da solo, sbaglia. Via. Purtroppo c'è Alejandro Zarzuela, meno 9. 1:37 da giocare, time out Italia. 53-62. Eravamo riusciti a recuperare un pallone, sarebbe stato veramente fondamentale. Purtroppo Nicola Damiano l'ha dato lungo e Garcia è riuscito a recuperarlo. Peccato veramente, era una situazione di vantaggio. Andare a meno 5 avremmo messo una pressione incredibile sugli spagnoli e avremmo potuto provarci. Proviamoci lo stesso, siamo a meno 9. Palla in mano. Non ci costa niente provare, certo, fino alla fine. Se riuscissimo a mettere un'altra tripla o con Fabio Raimondi o con Galliano Marchionni, andremo a meno 6 a due possessi. Ci vuole un tiro veloce, rapido e che entri. Ci vuole anche
per un tipo di rimonta del genere un pizzico di fortuna, speriamo, esatto, che giri dalla parte dell'Italia. Vediamo, vediamo, finito il minuto in campo Raimondi, Ahmed, Nicola Damiano, vediamo se ci pressano, si difendono, vengono a pressarci nell'ultimo minuto, la palla viene rimessa nella metà campo, vengono a pressarci, vediamo, continua una palla subita a Marchionni, penso, vediamo chi fa la rimessa, palla subito a Galliano Marchionni, ci vuole un tiro veloce, vediamo se se lo prende subito, vediamo, probabilmente va su Fabio Raimondi adesso, palla a Raimondi per il tiro, se lo prende adesso, è da due, dai, questo è da due, sì, bravo. Non è da tre, 1-20, 55-62, meno 7 Italia, attenzione, ne abbiamo perso uno, Pablo Zarzuela, grandissimo, okay. Fabio Raimondi che riesce per un momento a recuperare il pallone, si deve rialzare da solo, fuori dal campo, si rialza, vediamo se ce la fa, sì. Moritz si rialza, siamo uno di meno, tiro sbagliato, Marchionni recupera, adesso dobbiamo andare, no, vediamo, okay. grande palla per Cavagnini, la tiene in campo Nicola Damiano, vediamo Galliano Marchionni, deve andare al tiro da tre, va, dai che c'è, no, sul ferro, peccato, 47 secondi, meno 7, ha andato un altro fallo antisportivo a Cavagnini e questa mi sa che purtroppo è la fine della partita, palla, due tiri liberi spagnoli e palla spagnola, meno 7 Italia, 46 secondi, ci vorrebbe veramente un miracolo a questo punto che sbagliasse entrambi i tiri liberi e che perdessero subito la palla gli spagnoli, il primo lo realizza Lambi, abbiamo messo un altro grandissimo tiratore in lunetta, Lambi li realizza, ne realizza uno, meno 8, sono tre possessi in 46 secondi, è veramente dura, Lambi che ha realizzato 12 punti, tre possessi di differenza tra Italia e Spagna, dovremo probabilmente nei prossimi giorni andarci a conquistare la qualificazione ai mondiali per giocandoci il gironcino dal quinto all'ottavo posto, palla toccata da, involontariamente da Ahmed, 36 secondi, 15 per giocare per la Spagna, ormai purtroppo direi Spagna in semifinale, permettiamo anche i tagli centrali, Garcia gestisce il pallone, palla per Lambi, Garcia ancora, di nuovo Lambi, scusate, adesso Lambi la palla, tira, palla che picchia sul ferro, Marchionni recupera, purtroppo fallo di Alejandro Zarzuela, andiamo in lunetta ma mancano 18 secondi, siamo a meno 8, peccato per quel terzo quarto devastante da parte della Spagna, con un parziale di 18-7 ha messo 11 punti in quel parziale, si è portato a casa la partita, sì, poi nel terzo quarto abbiamo provato a rientrare, in parte ci siamo riusciti ma partendo da meno 15 siamo a meno 8, abbiamo recuperato 7 punti, adesso vediamo con gli ultimi due, 15 da recuperare sono tanti, siamo 56-63, meno 7, 18 secondi però alla fine, l'arbitro dice qualcosa a Garcia, adesso gli dice probabilmente di non muoversi prima del tempo, secondo tiro libero, sbagliato, palla che picchia sul ferro, recuperiamo il pallone con Fabio Raimondi, va dal 3 adesso Galliano, prova il tiro da 3, sbagliato completamente, finita purtroppo, niente, l'Italia non riesce a conquistare la semifinale, time out, sì, ma quanti secondi dalla fine? A 9 secondi e mezzo dalla fine, time out chiamato dalla Spagna, com'è? La situazione è adesso palla alla Spagna che riparte dalla nostra metà campo, poi... adesso dobbiamo vedere, faremo il girone dal quinto all'ottavo posto, quinta, sesta e settima comunque vanno ai mondiali, quindi
vedremo contro chi giochiamo per domani, contro chi giocheremo per il gironcino dal quinto all'ottavo posto. Vincendo domani avremo la sicurezza dei mondiali e vediamo, non sappiamo ancora perché la nostra è la prima partita delle semifinali, non so come sia finita Olanda-Svezia, però c'è un grosso rammarico per questo terzo quarto in cui veramente non siamo riusciti a capire la partita, mi viene da dire. Adesso la Spagna ha preso un time out per partire dalla nostra metà campo, probabilmente terranno la palla, ormai è finita, 56-63 più 7 Spagna. Vediamo se facciamo un fallo noi, ma sarebbe una cosa ormai inutile, tanto non c'è problema di differenza canestri o cose del genere. Quindi è entrato in campo Mena, è uscito Garcia, palla a Mena, se facciamo fallo però mandiamo lunetta a Mena, ci mancano 8 secondi e 7. Direi, dovrebbe essere il quinto fallo di Nicola Damiano. No, ha fischiato Raimondi, non la Damiano. Primo fallo di Fabio Raimondi. Mena in lunetta. Si parte da 5-6-6-3. Realizza prima 5-6-6-4. Più 8. Più 9 Spagna. Tiro perfetto. Chiamato minuto da parte di Dionigi, non ci sono assolutamente più margini per recuperare, però vuole tenere alta la tensione fino alla fine, giusto comunque, vorrà comunque provare un ultimo tiro. Peccato, Francoforte 2013, l'Italia non c'è per le medaglie, peccato veramente. Spagna in semifinale, vedremo contro chi si giocherà la semifinale, probabilmente o contro l'Inghilterra o contro la Polonia, saranno comunque delle partite entusiasmanti in qualsiasi caso, perché il livello che stiamo vedendo a questi europei è veramente un ottimo livello, con dei giocatori veramente fantastici. Palla italiana va comunque, anche se non ci giochiamo per i quattro posti, noi ci siamo per le prossime partite, Riccarda, perché sì, comunque certo, fino alla fine ci siamo. Fino alla fine ci siamo. Fabio Raimondi alla rimessa, Cavagnini, guardate un po' come è marcato, ce n'ha uno davanti, uno di lato, sì. Come fa a ricevere il pallone non si sa. Palla Galliano Marchionni, vediamo se proviamo, 4 secondi, 3, 2, 1, vai. Sulla sirena, tiro stortissimo. Spagna in semifinale, Italia che deve andare a giocare il gironcino dal quinto all'ottavo posto per guadagnarsi gli europei. Bella partita, terzo quarto devastante per l'Italia, in cui la Spagna ci ha rifilato un parziale di 18-7. Onore e merito agli spagnoli che hanno dimostrato di essere veramente una grandissima squadra. L'Italia probabilmente non ha giocato al massimo delle sue possibilità, come con Inghilterra e Germania, in una partita secca singola ci sta, purtroppo fa parte del gioco, una deve vincere, una deve andare diciamo a casa a non giocarsi le medaglie. Purtroppo oggi va avanti la Spagna, sì. E l'Italia ancora un obiettivo da raggiungere, la qualificazione mondiale, fondamentale per la nostra nazionale. Grazie lo stesso ragazzi per comunque tutto quello che ci state facendo vivere in questi giorni. Adesso concentrazione massima per la partita di domani, che ecco, non sappiamo, diventa importante ancora, non sappiamo ancora contro chi siamo, ma vedremo poi durante la giornata di comunicarlo. Va bene, appena sapremo qualcosa di preciso. Io vi saluto, ci vediamo domani per la nuova partita dell'Italia. Grazie a tutti. Buonasera a tutti e a domani da Francoforte. Da Francoforte, da Marco Barbagelata e Riccardo Ambrosi. Ancora buona serata. Ciao a tutti.